nome Erion Mustafarai, sono nato in Albania nei tempi della dittatura. Sono nato ovviamente in una famiglia non credente perché in quei tempi non era possibile avere una conoscenza, un approccio riguardo a Dio, riguardo anche a delle religioni, perché c'era un dittatore, c'era la dittatura comunista in Albania che aveva praticamente impedito al popolo albanese di poter credere in Dio. Addirittura, questo è per sentito dire, ovviamente non ho sentito con le mie orecchie, ma dicono che questo dittatore terribile albanese, che ha tenuto il popolo albanese sotto dittatura per tantissimi anni, a un certo punto, lui ha detto che Dio non aveva il passaporto per poter entrare in Albania. Cioè, quindi lui decideva se Dio poteva entrare in Albania o meno, lui non concedeva il visto di entrata a Dio in Albania. Ma sappiamo che il Signore ha un'opera meravigliosa di salvezza anche per il popolo albanese e il Signore ha fatto questo nell'arco degli anni. Quindi tornando a me, sono nato appunto in una famiglia dove di Dio non si conosceva. Se non attraverso le mie nonne, non avevamo una Bibbia in casa, io ho ascoltato delle storie, alcune poche storie della Bibbia, più che altro dell'Antico Testamento, che le mie nonne, queste storie tramandate, mi raccontavano. E nel mio cuore, da piccolo, è nato questo desiderio di conoscere Dio. Ho fatto le mie scuole, sono cresciuto. In famiglia purtroppo i problemi non mancavano, non tanto quelli economici, perché tutti potevano lavorare, non c'erano problemi di povertà, c'era comunque passatemi il termine, una sorta di equilibrio nella vita di tante persone. Si lavorava e si poteva vivere in un certo qual modo, non nella ricchezza, ma tutte le persone avevano un lavoro. E comunque, crescendo nella mia famiglia con le mie nonne che mi parlavano appunto di Dio, io sentivo forte il desiderio di conoscerlo e ho cominciato a fare delle mie preghiere. Non conoscevo preghiere prefatte, non avevo appunto, come dicevo prima, una Bibbia e quindi mi rivolgevo a Dio. Ma per quanto riguardava una vita di tutti i giorni, per gli studi, per la mia famiglia, per quello che riguardava la mia vita pratica, non sapevo, non avevo realizzato che cosa volesse dire il peccato, che cosa volesse dire vivere nel male, nel peccato. Pensavo di essere un bravo ragazzo, una brava persona. Ho fatto i miei studi, ho avuto i miei amici, anche se tante volte per avere delle amicizie, per avere delle compagnie, cercavo in qualche modo di comprare questa compagnia offrendo da mangiare o da bere a questi miei amici, sia della scuola o anche al di fuori della scuola. E questo è stato un po' il mio percorso da giovane, da adolescente. Ho lasciato la mia città, Berat, nel sud dell'Albania, per andare a Tirana a studiare all'età di 14 anni e ho vissuto in un convito dove vivevo praticamente e studiavo in questa scuola a Tirana. Ho dovuto affrontare tantissime difficoltà e io ho vissuto delle difficoltà relazionali con tante persone perché si può immaginare quando si vive in questi ambienti, si cerca di prevalere. Quando io sono arrivato, ero al primo anno, c'erano gli studenti, i ragazzi del terzo e del quarto anno che in qualche modo comandavano o bullizzavano quelli che erano più i nuovi arrivati, quelli che erano più giovani e cercavano in qualche modo di
indirizzare la nostra vita anche nel fumo, nell'alcol, cosa che io ho cercato con tutte le mie forze, pur non conoscendo il Signore, pur sapendo, ero consapevole che alcune cose non potevo, come il fumo o come l'alcol, non potevo immergermi in questo male. Il mio desiderio era di diventare un giocatore di calcio, perché la scuola che ho fatto praticamente a Tirana era di diventare un calciatore. Io il calcio era la mia passione e mi impegnavo con tutto me stesso a diventare uno sportivo, un giocatore di calcio, per poter arrivare alla fama, per poter arrivare a raggiungere una squadra in Albania di alti livelli. Ma grazie a Dio, io sono grato al Signore, perché non ho, pur con questa grande passione per il calcio, il mio percorso è stato abbastanza breve, anche se per un paio d'anni sono stato nella squadra della mia città. Ma a un certo punto l'allenatore della squadra della mia città mi dice: senti Erion, tu sei un bravo ragazzo, ma tu non hai quella cattiveria agonistica della quale i tifosi, la gente vuole vedere in un campo di calcio. Rimasi molto male, mi ricordo che ero arrabbiato con lui, ma comunque, grazie a Dio, questo momento è passato. Ma questo dire di questa persona, che io ero un bravo ragazzo, non era poi così vero. Io pensavo di essere un bravo ragazzo, ma facevo quello che facevano tanti altri. Sono cresciuto con questi amici, come dicevo prima, ma mi ero abituato con loro di mentire. Ho commesso anche dei furti insieme a loro, insieme a diversi di questi miei amici del mondo. Ovviamente non conoscevo il Signore, e quindi non c'era nulla di buono nella mia vita, pur pensando io di essere un ragazzo a modo, un ragazzo gentile, un ragazzo che studiasse, ma in realtà così non è stato. E con il passare del tempo, come tanti, praticamente io mi sono fidanzato con una ragazza lì nella mia città, e volevo, ero convinto, volevo anche sposarla, ovviamente. Ma a un certo punto, e questo mi ha marcato, mi ha segnato questa esperienza, ci siamo praticamente lasciati, perché questa ragazza non voleva più continuare questa relazione con me. Io sono rimasto molto male, perché avevo messo speranze, desideri nel creare una famiglia praticamente con questa ragazza, ed ero giovanissimo, avevo 18-19 anni quando mi sono incamminato in questo fidanzamento per 3-4 anni. Nello stesso tempo, nella mia famiglia ci sono stati dei gravissimi problemi tra i miei genitori. Io, da quando ero piccolo, ho vissuto purtroppo dei litigi molto forti tra di loro. Una volta mi ricordo che di notte mi svegliai spaventato, sentendo le urla di mia madre, che stava litigando purtroppo con mio padre, e quella notte sono uscito di casa mia e ho vagato, sono andato in giro per la mia città così, senza una meta, senza, perso nel, non so in che cosa, non potrei e non saprei neanche spiegare, perché quello che succedeva mi faceva del male, non mi piaceva quello che vivevo, quello che sentivo, quello che vedevo con i miei occhi, quello che succedeva in casa mia. Io sono il primo di tre figli. Ho una sorella più piccola di me e anche un fratello. Loro sono in Italia e vivono in Italia in questo momento. Ma quello che voglio dire, questa, la mia vita condotta, anche se pensavo di essere bravo, ma non era vero, perché, ripeto, quello che facevano gli altri
cercavo di fare anch'io per essere nel gruppo, per essere ricevuto, per essere accettato. E non è bello, ovviamente, non essere tu te stesso e cercare di essere manipolato per piacere a qualcuno. E io ho sofferto nella mia adolescenza, nella mia giovinezza, ho sofferto per questo perché cercavo di piacere agli altri, ho commesso tanti errori per questo. Ma a un certo punto vi raccontavo di questo dittatore che in Albania ha tenuto il paese chiuso per tantissimi anni e addirittura c'è stato negli anni 60 hanno distrutto i vari templi di culto, chiese ortodosse, chiese cattoliche. Anche delle moschee hanno distrutto per impedire appunto al popolo albanese di rivolgersi anche attraverso questi edifici a Dio. E negli anni 90, dopo che il dittatore è morto, l'Albania ha avuto uno scossone e tanti negli anni 90 si sono ribellati a questa dittatura, si sono ribellati alla situazione che l'Albania viveva in quegli anni, e molti si ricorderanno, migliaia di albanesi hanno preso delle navi e sono partiti verso le coste della Puglia, dell'Italia. Tanti sono entrati nelle varie ambasciate nella capitale, lì a Tirana, e hanno potuto, lasciare il paese per andare in altre nazioni. Io mi trovavo a Tirana perché studiavo, non mi accorsi di nulla, ero a scuola, questo perché facevo l'istituto di educazione fisica e ero lì così nelle mie faccende, quando da lì a poche centinaia di metri succedeva una grande confusione con questo passaggio, con questa entrata di tanti albanesi nelle ambasciate e tanti che andavano verso Durazzo per prendere le navi e partire per l'Italia. Da lì a qualche anno ho finito gli studi, sono tornato nella mia città e grazie a Dio l'Albania si è aperta per tante cose, per tanti versi al mondo occidentale, anche orientale, e sono venuti in Albania, tra l'altro, anche tanti missionari. Tanti cristiani evangelici. Io ai tempi non distinguevo, non sapevo cosa fosse un cristiano cattolico o cosa fosse un cristiano evangelico, non ero ignorante ai tempi. E a un certo punto nella mia città arriva un gruppo di giovanissimi, io avevo 22 anni, questi ragazzi erano anche loro 20, 22, 24 anni, arriva questo gruppo di diversi ragazzi, un gruppo folto di americani, di inglesi, non ho conosciuto tutti. Quello che ho saputo, praticamente loro sono partiti con questo desiderio di evangelizzare l'Albania e poi andare verso l'est dell'Europa. Questa notizia, diciamo, questa informazione l'ho avuta a quei tempi, mi ricordo. Sono venuti questo gruppo di questi ragazzi missionari evangelici, sono venuti nella mia città, Berat, al sud dell'Albania, per una settimana. Io ero desideroso perché nel mio cuore, come raccontavo, c'era un forte desiderio, ma non avevo la conoscenza, non avevo una Bibbia, non avevo chi mi parlasse, chi mi indirizzasse verso il Signore, ma nel momento in cui ho trovato per strada questi ragazzi giovanissimi, mi sono rivolto a loro e come dire, li ho cercato perché c'è stato qualcuno che mi ha detto: oh, guarda, Erion, so che tu ami Dio, preghi Dio, ci sono delle persone che stanno camminando per le vie della nostra città parlando di Dio. E io corsi verso loro, li ho trovati tra le strade della mia città. E li ho incontrati e c'erano in particolare due di loro, perché c'era un interprete albanese e c'era un ragazzo di 24 anni, che non me lo posso dimenticare,
di nome Steve. Io avevo 22 anni, lui 24 anni, e quello che mi colpì, io sono rimasto con loro una settimana intera, quello che mi colpì era la semplicità nel presentare Gesù. Io fino a quel momento non sapevo nulla di che cosa significasse peccato. Dentro di me, come ho raccontato, sapevo che fumare non faceva, non andava bene, bere non andava bene, ma nello stesso tempo io mentivo e rubavo anche, quindi in qualche modo giustificavo il mio comportamento a modo mio, senza tenere conto di Dio e di quello che Dio ha stabilito per noi uomini. E quindi presentarmi Cristo Gesù, questo missionario aiutato dall'interprete albanese, come Gesù, il Signore, il Salvatore, colui che perdona, il Redentore, io rimasi colpito e nello stesso tempo ho avuto, se posso dire così, paura, perché mi sono reso conto della mia bassezza, del mio stato di essere un peccatore. Lui non mi ha accusato, questo missionario, questo ragazzo Steve, neanche l'interprete, nessuno di loro mi ha detto delle parole: ah, tu sei questo. Io non mi ricordo sinceramente se io ho confessato a loro lo stato nel quale io vivevo, ma rimasi colpito da ciò che loro mi dissero in merito a Cristo Gesù, la vita che Gesù ha dato, il sangue che Gesù ha versato per il perdono dei miei peccati. È entrato in me una forma di paura, di timore, per dire: ma guarda in che stato io mi trovo. Se Gesù dovesse ritornare, o se io dovessi morire, che fine fa la mia vita? Dove vado a vivere l'eternità dopo aver cominciato a comprendere qualcosa riguardo a Cristo, praticamente? E quindi da lì prese la decisione di dare il mio cuore, di dare la mia vita, di cominciare un cammino cristiano con il Signore Gesù. Non sono diventato perfetto da un giorno all'altro, non mi sono addormentato e la mattina dopo ero un angioletto. Ho vissuto comunque un percorso di crescita, di miglioramento, di trasformazione. Tuttora io prego il Signore che mi aiuti a trasformare la mia vita e togliere ciò che ovviamente il Signore non gradisce, perché quello che voglio essere un vaso per onorare il Signore. Siamo sempre un E work in progress, come dico io. siamo sempre work in progress. E da lì praticamente ho cominciato questo cammino e così per a conferma, ma non per qualche cosa, ma a conferma di ciò che è stato nella mia vita, di come il Signore, attraverso questo giovane missionario, ha segnato la mia vita. Io conservo ancora, noi siamo stati, dall'Albania all'Italia, ci siamo spostati comunque anche per missione, e poi anche in altri paesi, anche se a breve termine. Ma io ho sempre conservato il Nuovo Testamento in albanese con una dedica di questo missionario che si chiama Steve Rose, ed è il 18 luglio 1992. Quindi sono passati più di 30 anni che io non posso separarmi da questo Nuovo Testamento, perché da qui è cominciata la mia nuova nascita, la mia nuova vita in Cristo Gesù. E quindi da lì praticamente sono tante cose da raccontare, non basterebbero, come sicuramente molti di noi hanno fatto delle esperienze gloriose, meravigliose con il Signore, abbiamo molto da raccontare e da condividere. Sono partito dall'Albania perché volevo. Mi sentivo fortemente spinto di lasciare l'Albania, ma pensavo che fosse una questione economica. Non riuscivo ancora a capire che piano meraviglioso avesse il Signore per me, anche se, ripeto, ero alle prime armi, ai primi inizi con il Signore Gesù. E quindi
mi sono trasferito per lavorare in Grecia e ho lavorato circa 6 mesi, ma poi sono tornato in Albania perché il mio desiderio era di andare in Italia praticamente. E nel mentre io guardavo la TV italiana e avevo cominciato anche a capire, a sentire, anche a comunicare in italiano, e mi piaceva questo. E non sapevo che la lingua italiana mi sarebbe servita poi, perché ho vissuto tanti anni in Italia e l'Italia per me è diventata la seconda patria, oltre l'Albania. Ma a proposito di patria, per me l'unica patria è il cielo. Quindi amo l'Albania, amo l'Italia, amo il Congo dove il Signore ci ha posti, ma amo la patria celeste e voglio arrivare a vivere in questa patria celeste per l'eternità. Lascio l'Albania poi per l'Italia all'età di 24 anni. Arrivo in Italia con gli inizi. Sono arrivato in Italia, questo lo devo dire, perché c'è stata anche qui una grande liberazione, un miracolo da parte del Signore. Allora, io non potevo arrivare in Italia, non ho mai avuto il coraggio di fare quelle traversate che hanno fatto negli anni 90-91, non l'ho fatto, come migliaia di albanesi hanno fatto, ma mi sono addentrato in qualche altra cosa che comunque non era lecito, e ho pagato un visto falso. Sono arrivato in Italia con dei documenti falsi, perché sapevo anche un po' la lingua, sono riuscito a passare. E ho vissuto i primi tempi, qualche volta ho vissuto anche fuori, ho dormito fuori perché non avevo una casa, non avevo niente, ma il Signore mi ha sempre protetto, mi ha sempre guardato. Questo non vuol dire che il Signore approvava il mio stato di peccato, ma il Signore preservava la mia vita perché aveva un piano di salvezza per me. E quindi sono arrivato poi, per non tirare la pelle lunga, se no sono troppe cose, arrivo a Milano dove ho trovato anche lavoro, ma purtroppo avevo ancora dei documenti falsi. Non ero io, avevo il nome di qualcun altro, e la cosa non mi piaceva, perché nello stesso tempo avevo cominciato a frequentare una chiesa cristiana evangelica delle Assemblee di Dio, che non era molto lontano dal dormitorio dove io vivevo, dormivo a Milano. E quindi già il Signore aveva messo ovviamente del suo, da quando mi ha parlato attraverso il missionario Steve Rose in Albania, ma ero all'inizio di questo percorso di santificazione, di consacrazione con il Signore, di lasciare il male, il peccato, di vivere onestamente per onorare Dio. E quindi cosa ho fatto? A un certo punto mi presento in questura ed era... Io lavoravo tramite delle cooperative, lavoravo abbastanza bene. A un certo punto mi hanno anche assunto a tempo indeterminato perché mi impegnavo, non amavo più, non volevo più rubare, non volevo più mentire. Queste cose le avevo abbandonate, ma avevo questo neo, questo problema dei documenti. Grazie a Dio, negli anni 90 c'è stata una legge in Italia di sanatoria. Tutti coloro che volevano mettersi in regola potevano mettersi in regola. Mi presento in questura a Milano e dico, guardate, io non sono questa persona con questo permesso di soggiorno, ma sono questa persona con questo passaporto. I poliziotti giustamente si sono arrabbiati, mi hanno portato in una stanza dove c'erano 7 o 8 di loro, 10, non lo so. Questo l'ho saputo dopo, perché qualcuno poi mi ha raccontato che volevano farmi del male, mettermi le mani addosso, perché si sentivano giustamente umiliati. Questo viene alla faccia tosta, fa dei documenti falsi, poi viene qui a dire a noi che ha fatto questo. Li comprendo, però io volevo mettermi in regola, volevo essere a posto davanti alla legge, davanti a Dio, davanti agli uomini, e quindi ho fatto questo passo per mettermi a posto. Da lì ho trovato, ero in questo lavoro come aiuto magazziniere a tempo indeterminato, e nel mentre frequentavo la chiesa dell'Assemblea di Dio, il Signore ha toccato il mio cuore, sono stato accolto benissimo, questo mi ha colpito tantissimo, l'accoglienza calorosa, amorevole dei fratelli, e ho continuato ad andare in chiesa, ho cominciato a crescere piano piano nelle vie del Signore,
desideravo partecipare anche nei vari convegni, nei vari incontri che venivano organizzati. E ho partecipato per la prima volta nel raduno di Fiuggi. Aspetta, praticamente... Erion, voglio sapere il passaggio, perché, cioè, com'è finita con il visto? Ah sì, no, allora, perdonami. Io, vedi, ti dicevo prima. Sì, che... infatti, siccome me l'hai detto prima, io ho detto, ecco, qua, allora, intervengo. Tieni in mente, aiutami tu, tieni in mente, se io fugo... Allora, con il permesso di soggiorno, questi poliziotti che giustamente avevano tutte le ragioni, era la legge obbligava che io potessi ottenere un permesso di soggiorno, potessi mettermi in regola. Mi hanno processato, ho avuto un processo e sono stato condannato con la condizionale, non sono mai stato in carcere, ma sono stato condannato con la condizionale di 90 giorni. Se nell'arco di questi 90 giorni io avessi commesso altri reati, sarei stato portato in carcere e avrei pagato tutti e due, diciamo, i reati commessi. Ma grazie a Dio non avevo la minima intenzione di fare nulla di illecito, e quindi ho cercato, appunto, una volta essere messo in regola anche con i documenti, ho lavorato, e addirittura facevo anche due lavori delle volte, e ho lavorato anche per la questura stessa. Per questo sono venuto a sapere di quello che era successo, perché io ho fatto anche per 5 anni interprete e traduttore per il tribunale, per la questura, per i carabinieri, per le forze dell'ordine, per la finanza, e quindi tra virgolette era come anche un riscatto, per dire ok, ho commesso degli errori, però nel momento in cui ho messo tutto nelle mani di Dio, mi sono messo in regola anche con la legge italiana, poi mi hanno passami il termine, anche lì mi hanno aperto le porte, lavorativamente parlando, mi hanno dato fiducia e mi questa hanno... Questa è una cosa bellissima, perché, cioè, quando Dio vede un cuore sincero, no? Che non cerca di giustificarsi da solo, come per dire ma io l'ho fatto perché ne avevo bisogno. Invece tu hai riconosciuto il tuo sbaglio e lo volevi abbandonare, Dio proprio ti ha detto ci penso io, non ti preoccupare, a me mi è bastato il tuo cuore. Come sì. Quando dice figliolo mio dammi il tuo cuore, proprio così. In ogni occasione dobbiamo mettere noi il nostro cuore, che poi al resto ci pensa lui. Amen, è così. Io ovviamente senza la presunzione o la pretesa di dire ah sono perfettissimo, il mio sentimento, Deborah, è onorare Dio. Commetto ancora degli errori, sono imperfetto, ma il mio desiderio, il mio sentimento, i miei pensieri sono sempre rivolti verso il Signore per onorarlo, per ascoltarlo, per ubbidire al Signore, e questo voglio fare. E comunque, come stavo dicendo, confermo quello che dici tu, perché l'ho vissuto, ed è bello quello che hai detto, perché in realtà è così. Il Signore mi ha onorato, mi ha riscattato, perché io ho voluto anche dare una buona testimonianza a queste persone, a questi poliziotti che un giorno mi hanno visto in un modo, dopo qualche anno mi hanno conosciuto e hanno apprezzato non tanto la persona, ma comunque qualcosa che veramente nella mia vita era cambiata. E te lo posso assicurare, entrare in certi ambienti e avere fiducia dopo comunque anche dei trascorsi, perché questi sono precedenti, anche se sono dei reati, non, come dicevi tu, non si può nascondere dietro un dito, sono dei errori, dei reati commessi, e paghi le conseguenze, e non facilmente puoi entrare e non facilmente puoi ricevere fiducia in qualcosa che fanno le forze dell'ordine. E io, grazie a Dio, ho avuto questo onore di lavorare anche per loro, per le forze dell'ordine a Milano, anche in varie altre città, e sono veramente molto contento. Ringrazio Dio, ovviamente, ma anche chi mi ha dato fiducia per entrare in questi ambienti. Poi io ho lavorato in Poste Italiane, ho lasciato un posto a tempo indeterminato per lavorare in Poste Italiane a tempo determinato, poi per poter entrare a tempo indeterminato. Ma faccio un passo indietro, e stavo dicendo prima
che frequentando le chiese dell'Assemblea di Dio c'erano i vari convegni e io ho partecipato nel 97 al primo convegno, per me era il primo convegno dove io partecipassi, a Fiuggi, il raduno giovanile. Qui c'è un'altra esperienza veramente molto bella, molto forte, che io ho vissuto perché sono partito con di notte, alle 2 di notte, partiamo da Milano con i 2 figli del pastore della chiesa che io frequentavo. Poi se parti di notte a un certo punto hai ancora sonno, non è che sei sveglio, bello, pimpante. Io, loro erano davanti, chi guidava e l'altro lato passeggero, io ero dietro e quando sono entrato in macchina, loro sono venuti a prendermi dove abitavo, una voce molto forte mi dice: mettiti la cintura. Eravamo alle 2 di notte, ero dietro, non c'era nessun obbligo. Io ho sentito questa voce autorevole: mettiti la cintura. Io mi sono messo dietro. Mi sono messo la cintura, mi sono addormentato, mi sono svegliato. Durante il viaggio, ci siamo fermati in autostrada, siamo risaliti in macchina, ancora questa voce: mettiti la cintura. Io metto la cintura senza obiettare, senza, ma neanche come uno zombie, ma era un, come dire, questa voce autorevole che ti convince di fare qualcosa che poi dopo risulta utile. Poi devo dire, ma sono stupido io, che cintura mi devo mettere? Ma ho obbedito. Verso le 8 del mattino, perdonami i dettagli, ma eravamo a pochi chilometri da Fiuggi, eravamo dopo verso Roma Sud, abbiamo avuto un gravissimo incidente. Grazie a Dio, soltanto la nostra macchina è stata coinvolta, non sono state coinvolte altre macchine. No, siamo usciti quasi illesi, ma questa cintura mi ha salvato la vita perché la macchina ha fatto testa coda diverse volte. Io stavo dormendo, mi ero addormentato da pochi minuti e quando mi sveglio perché uno di questi ragazzi stava urlando e io vedevo bianco e nero perché questa macchina ha fatto una serie di questi testa coda e alla fine siamo usciti all'area di sosta dove sono quei colonne SOS. Se fosse successo poco prima andavamo nel burrone, poco più avanti andavamo contro un muro di cemento, perché poi non so quante volte quando ho viaggiato poi con la macchina altre volte per andare giù, perché Antonella è di Napoli, Torre del Greco, quante volte ho sempre guardato il posto dove è successo questo incidente e ho sempre ringraziato Dio che ci ha risparmiati perché poteva succedere di peggio. Comunque, questa cintura mi ha salvato la vita e qui, e Antonella si ricorda benissimo perché ci siamo poi conosciuti lì a Fiuggi, sono rimasto con un segno di bruciatura perché talmente forte mi ha stretto questa cintura che non mi ha permesso che io uscissi da qualche parte o sbattere la testa da qualche parte. Da lì sono rimasto senza parlare per molte ore, dalla mattina fino alla sera sono rimasto senza parlare, un po' scioccato dall'incidente, un po' questo fatto della cintura, però grazie a Dio ho avuto solo un colpo al ginocchio, ma del resto nulla di grave. Per non tirare le lunghe, alla fine viene subito il pastore con un fratello, ci raggiunge a Valmontone, mi sembra. Ci raggiungono là in questo pronto soccorso e adesso c'era da prendere la decisione o tornare a Milano o continuare per Fiuggi, che eravamo quasi arrivati. E comunque hanno preso la decisione, hanno chiesto una macchina sostitutiva in sostituzione e siamo andati a Fiuggi. E gli alloggi, gli alberghi erano secondo le lettere dell'alfabeto. Comunque, noi dovevamo essere in un albergo vicino al centro, vicino alla tenda, ma poi, siccome siamo arrivati in ritardo, siamo capitati un po' più in periferia. Arriviamo in questo albergo, comunque eravamo contenti, io ero contentissimo di quello che era successo, anche se era un incidente molto grave, ma il Signore ci aveva ancora ridato la vita. E
Là in questo albergo incontro Antonella con suo fratello e con altri della chiesa di Torre del Greco. Ci conosciamo in questo albergo, facciamo amicizia, eccetera, eccetera. Poi rimaniamo in contatto, ma non, ai tempi non c'erano ancora i cellulari, se Non ricordo c'era bene. WhatsApp. Non c'era WhatsApp, c'erano i telefoni fissi. Ma noi comunque ci siamo scritti qualche lettera, io e Antonella, così perché abbiamo continuato a vivere la nostra vita, anche se è nato qualcosa, c'è stato qualcosa quando noi ci siamo incontrati, abbiamo parlato, ma sai come delle volte, almeno io parlo per me, sono delle cose che ci arrivo un po' in ritardo, mi ci vuole un po' per realizzare, per capire, per addentrarmi. Anche se era nato un sentimento, ma poi abbiamo detto, vabbè, tu a Milano, lei era a Napoli, chissà le nostre vite se potevano mai trovare, diciamo, una strada comune. Ma in quell'anno, a parte questo scambio epistolare, abbiamo praticamente, dopo un po', dopo alcuni mesi, io ho trovato il suo numero di telefono perché a quei tempi con l'indirizzo potevi trovare il numero di telefono e io ho trovato il numero di telefono fisso di Antonella della casa e la chiamo un giorno, non mi ricordo che giorno era. Comunque da lì si riprende questo contatto anche parlando al telefono, eccetera, eccetera. E Antonella viene a Milano da lì a qualche mese con suo fratello, con una sorella, vengono per lavorare. Poi tempo, qualche mese ci siamo fidanzati, abbiamo cominciato a frequentare, comunque lei è venuta nella chiesa che io frequentavo già, dove avevo fatto anche il battesimo in acqua, ma non ero stato ancora battezzato nello Spirito Santo, poi ci arrivo, accelero. Comunque con Antonella sono veramente molto, molto contento che il Signore mi ha dato Antonella come compagna di vita, come moglie. Anche per quanto riguarda sia la parte spirituale sia la famiglia, io sono veramente la stimo, ho un'alta considerazione per Antonella, non per il semplice fatto che è mia moglie. E quindi Antonella per me, non soltanto è una donna forte, anche se lei dice no, io sono debole, è vero anche questo, ma è una donna forte e lei è molto sensibile. Ha una sensibilità veramente incredibile, Antonella. Poi è instancabile, è malata tante volte, qui soprattutto, molte volte ha dei problemi di salute. La malaria, i primi mesi che siamo arrivati, ogni mese ha vissuto la malaria e ha sofferto tantissimo, ma non ha mai mollato con tutta la sofferenza fisica che ha avuto nel suo fisico, nella sua salute continuamente. Poi Antonella è molto determinata, è molto anche sincera, schietta, lei ama confrontarsi, ama parlare, ama condividere, ama mettersi in discussione, se ci sono cose da dire si dicono perché è importante questo, piuttosto che stare in silenzio e alzare dei muri, dopodiché arrivano dei guai infiniti che non si risolvono più perché il tempo ci ha abbandonati nel recuperare situazioni che tutti quanti, noi tutti viviamo situazioni difficili, dove purtroppo delle volte ne risente anche la famiglia. Però ritorno ancora un po' indietro perché c'è un altro passaggio molto importante della mia vita, perché non sono stati pochi anni, sono stati circa 20 anni che io ho lavorato in Poste Italiane. Sono stato, lo dico, anche lì il Signore mi ha aperto le porte con orgoglio perché sono stato tra i primi stranieri che hanno lavorato in Poste Italiane. Ho cominciato come postino, poi sono passato impiegato, ho fatto delle esperienze, ho conosciuto delle persone, ho sempre desiderato ovviamente condividere anche la mia esperienza, in Cristo, il mio cammino effettuato, da cristiano. Ho commesso degli errori perché non ho fatto tutto alla perfezione anche sul posto di lavoro, ma grazie a Dio ho cercato sempre di recuperare, di chiedere perdono, in
verso chi io avessi sbagliato, o comunque ho cercato sempre, come dicevo prima, di soprattutto di onorare il Signore con la mia vita, non tanto con le parole. Io quello che amo, dicevamo prima, mi piace condividere questo e parlare, avere questo monologo che tu mi permetti di fare da solo, diciamo così, però vorrei tanto, il mio desiderio è che soprattutto la mia vita parlasse del Amen. Signore. E quindi mi impegno su questo, ma poi è giusto che noi condividiamo ovviamente quello che il Signore mette nel nostro cuore, è giusto che noi parliamo anche, perché il Signore Gesù è vero che ha vissuto una vita meravigliosa sulla terra, ma insegnava, parlava, incoraggiava, operava, e ci ha chiamati anche a noi a fare questo. Non è che devo fare scena muta, ok, vedete perché io sono bravo, la mia vita parla, ma devo anche condividere, ovviamente. E parlavamo di Antonella, che è una cosa che apprezzo. Antonella è molto attenta alla voce del Signore, molto attenta alla voce dello Spirito Santo. Io sono un po' più pratico, se posso dire così, io mi butto. Antonella è molto riflessiva, lei pondera bene, riflette, e il Signore le parla in un modo molto chiaro, molto, anche attraverso dei sogni, attraverso delle visioni, ma anche certamente e soprattutto attraverso la parola. E queste esperienze che io condivido con Antonella, sono grato profondamente al Signore che ha messo sulla mia vita Antonella. Noi fidanzati siamo stati circa 3 anni, ma sono praticamente quest'anno, sono 22 anni di matrimonio e 3 anni fidanzati, quindi siamo insieme da Da 25 anni. 25 anni. E sono, io non la, cioè, senza di lei è un punto di riferimento molto forte per me, Antonella. Quindi anche per questo desidero, e noi facciamo tante cose insieme. Il Signore ci ha permesso questo. Poi arriverò quando, adesso parliamo anche della chiamata alla missione, così lasciamo un po' Erion, testimonianza, quello che ho No, ma se mi vissuto. permetti un attimo di dire una cosa, Certo. siccome a volte qualcuno mi ha chiesto perché voi evangelici non vi potete mettere con altri, non è questione di potere o non potere, è questione che quando Dio è al centro della tua vita, ti viene difficile pensare di condividere la tua vita con qualcuno che non ti può neanche comprendere, cioè dire, sai, sto passando questo momento spiritualmente difficile, una persona ti può guardare come per dire ma cosa vuoi dire? Non è giusto neanche per l'altra persona che ci sta accanto perché si sentirà escluso. Quindi non è questione di vieto o di permesso, è proprio questione di che se Dio è veramente al centro della tua vita, tu cerchi qualcuno con cui poter servire Dio assieme e con cui poter essere un unico cuore per Dio proprio, è una sola mente, è un solo spirito. Perché è la cosa che mi aveva colpito dalla testimonianza anche di Antonella, è quando gli aveva chiamato il Signore al ministero in Congo, è che Dio le aveva detto: fai questo regalo a tuo marito, perché già te l'aveva detto prima. Quindi Sì, proprio come collegava le due cose. non, il Signore non ha voluto che noi prendessimo delle vie diverse, o comunque uno facesse una cosa e Antonella poteva stare a casa, o Antonella servire, io stare. No, e poi arriverò molto velocemente. Allora, Erion è questo, è un cammino. Work in progress. Oggi io sono ancora work in progress. Anche delle esperienze, io dico questo perché lo confesso, voglio essere molto sincero, un'esperienza in particolare che ho vissuto prima di convertirmi, è quello che dicevo prima, io mi sono fidanzato in Albania e volevo sposarmi. Questo mi ha marcato e mi ha
come dire, mi ha fatto soffrire per tanto tempo questa esperienza che io ho vissuto in Albania e quindi delle volte mi sento limitato, mi sento complessato, cosa che sinceramente non vorrei essere, non vorrei vivere, perché delle volte, come ti dicevo, un po' questa difficoltà di lasciare tutto per non essere in modo particolare una persona che tu fai qualcosa perché devi piacere a qualcuno. Io devo piacere a Cristo. Adesso comincio ad entrare quasi totalmente in questa ottica di piacere solo a Gesù. Che ne dicano, che ne facciano, non ci possiamo fare nulla, ma se io so che il pensiero di Cristo per me è un pensiero di pace, un pensiero di un avvenire, di una speranza, di un futuro glorioso in Cristo, non mi devo preoccupare di quello che è stata la mia vita perché sono in un percorso di santificazione, è quello che cerco di fare, è quello che succede nelle nostre vite, ma di tutti noi, chi di noi non ha commesso degli errori, ma non per questo il Signore dice, vabbè, ti prendo, basta, ho chiuso con te, no? Siamo noi che ragioniamo così, ma il Signore è il Signore di tante occasioni, ogni volta, perché il Signore dice a Pietro, chiede quante volte devo perdonare, scusami, non voglio uscire dal tema, ma 70 volte 7, ma vuol dire che il Signore stesso con noi, ogni volta che noi andiamo verso il Signore, pur essendo caduti, pur avendo sbagliato, il Signore conosce i nostri sentimenti. Se rimaniamo aggrappati, abbiamo commesso degli errori involontari, non è che dobbiamo prendere con le nostre mani delle cose che a noi faranno del male. Siamo noi i primi a pagare le conseguenze del peccato o degli errori che commettiamo. Il Signore ci ama, il Signore ci perdona e dice, ok, rialzati, cammina, io ho un piano per te. Il Signore si usa di noi, si usa anche per portare la sua parola, si compiace il Signore a fare questo. E quindi io vivo, amo, vivo anche quello che stiamo facendo adesso, senza scavalcare le cose, ma lo facciamo perché c'è l'amore di Cristo che ci spinge, non c'è il pensiero siamo perfetti, nella nostra perfezione dobbiamo insegnare agli altri. Anzi, io penso che forse chi ha sbagliato può insegnare più di quelli che non hanno mai sbagliato nella vita, perché se tu ami il prossimo, gli dirai, senti, ma anche uno sconosciuto, non soltanto i miei figli. Cristian, non fare questo perché tuo padre ha già sbagliato. Geremi, non fare questo perché io ho commesso degli errori. Ma ad altre persone che il Signore ci insegna ad amare, noi dobbiamo dire, senti, ho commesso questo errore, il Signore mi ha perdonato, ma io ho vissuto questo sbaglio, ti consiglio di non commetterlo, perché non va bene per te, per la tua vita. E io penso che questo fa parte dell'amore per il prossimo. Non è che possiamo essere indifferenti, ma sì, tu hai deciso di sbagliare. Muori, tu e i filistei, non so, scusami, ma no, non voglio che tu possa fare questo. Mi duole, mi fa male, perché Anche non. perché poi chi è che diciamo che è passato per un certo peccato e sa le conseguenze di quel peccato, non vuole che gli altri passino per quelle conseguenze. Però a volte più che poter consigliare non possiamo fare e pregare perché ci sono degli sbagli che Dio anche consente alle persone di fare affinché loro Noi imparino alcune lezioni. siamo anche delle sentinelle, siamo in obbligo. Il Signore lo dice chiaramente in Ezechiele, dice, tu non puoi, se no il suo sangue ti ricade, sia del pagano, ma sia anche del nostro fratello, della nostra sorella. Ma questo non vuol dire ti sto giudicando. Anzi, se qualcuno si accorgesse che io sto commettendo degli errori, mi piacerebbe che venissero a dirmi, senti, hai commesso questo errore perché mi stanno aiutando, mi stanno amando. Ed è questo molto importante. Se no io continuerei, come è venuto Steve Rose dall'America, mi ha detto, tu pensi, cioè, questa è la mia interpretazione, lui non ha utilizzato queste parole. Ah, tu sei Eric Mustafarai, tu pensi di essere un bravo ragazzo? Lui non sapeva nulla di me. Lui mi ha parlato semplicemente di Gesù.
questo mi ha segnato, io ho tremato, mi sono scoperto misero peccatore. Ah, sono bravo perché non fumo, sono bravo perché non prendo l'alcol. No, io sono un peccatore incallito perché faccio tante altre cose bruttissime che disonorano il nome di Dio. È per questo che oggi, dopo 2000 anni e passa, che sappiamo che il Signore Gesù è venuto sulla terra per noi, per salvarci, per cancellare i nostri peccati, siamo chiamati noi a fare questo verso tutti. Ci viene insegnato di amare i nostri nemici. È difficile, però dobbiamo amare i nostri nemici. Comunque. Proprio perché è qualcosa di soprannaturale, Dio ce lo chiede, perché è lì che si vede se abbiamo veramente Cristo nella nostra vita, se riusciamo ad amare i nostri nemici, perché quando lo riusciamo a fare è proprio la conferma che Dio è nella nostra vita. Tante volte certe cose non si potrebbero perdonare, umanamente parlando, assolutamente. Figuriamoci ad amare certe persone. Eppure quando veramente guardiamo quelle persone con gli occhi di Gesù, riusciamo ad amarle e lì si vede che Cristo è in noi. È vero, ma sta scritto di avere lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. E noi questo dobbiamo vivere. Il Signore Gesù non è complicato, non è difficile, dipende da noi. Il Signore Gesù ha tutto è compiuto, ha fatto tutto. Certamente noi cerchiamo di relazionare con il Signore, di comunicare con il Signore, di amarlo, di adorarlo, di ascoltare la sua voce, di mettere in pratica la sua parola, di ascoltare la voce dello Spirito Santo. Ma è un percorso, è un lavoro continuo, è un lavoro, e ripetiamo, work in progress. Ma sono veramente grato al Signore per Antonella in particolare, sono veramente grato, grato in una maniera indescrivibile. A proposito di questo, siccome guardo pure l'orario, Sì. siccome la chiamata al ministero, l'altra volta pure Antonella l'aveva raccontato, no? Io volevo invece che tu raccontassi il momento che tu hai attraversato con il Covid lì. Perché Ok. anche lì c'è questo rapporto con Antonella è stato ancora una volta una benedizione per la tua vita. Che noi dopo la diretta magari siamo rimasti qualche minuto a parlare tra di noi e mi è stato molto di edificazione perché veramente noi a volte abbiamo i nostri programmi come se Dio dovesse agire nella nostra Vero. maniera, invece Dio agisce sempre come gli vuole. E se ci Vero. puoi raccontare questo momento della tua vita. Sì, allora, come hai detto tu, il Signore è sovrano, al di là dei nostri pensieri o i programmi che noi possiamo fare, il Signore ha dei programmi e dei pensieri ancora più alti, perfetti, migliori di quelli che possiamo pensare noi. Allora, 2 anni fa circa avevamo fatto anche i biglietti per venire in Italia, passare un tempo in Italia, incontrare parenti, chiese, fratelli, eccetera, un periodo di riposo. E il compleanno di Antonella è il 5 giugno. Noi dovevamo partire il 6 giugno, che era una domenica. E abbiamo fatto il test COVID per il viaggio, fatto venerdì. Il sabato ci arrivano queste mail di risposta. E scopriamo presto al mattino di essere positivi. Io, Christian e Marielle, la nostra amica missionaria francese. Grazie a Dio, Jeremy no. Antonella non era positiva, ma era in fase di anche lei di entrare in questo virus, diciamo, in questa malattia. Allora, abbiamo detto: ok, non possiamo partire. Ci siamo chiesti, abbiamo chiesto pure al Signore: Signore, ma tu perché? Perché tu permetti questo? Forse Antonella l'ha detto l'altra volta. Pensavamo, d'accordo, permettici di andare in Italia, almeno le strutture, i medici, tutto sarà diverso. Adesso sono anche preparati perché c'è già in corso, eccetera, eccetera. Perché qui, Deborah, una parentesi, ma non è
non è per sminuire o per offendere qualcuno, ma ci sono delle realtà che appunto non si possono nascondere. A livello di sanità, a livello di servizi medici qui lasciano molto desiderare, se no devi avere molti soldi per andare in una struttura canadese che è la migliore qui nella capitale, è l'unica, è la migliore. In questa struttura, se tu hai tanti soldi, puoi andare a curarti. Tipo là, come una clinica privata, diciamo. Sì, no, tutte sono private qua, perché tu paghi dappertutto. Qui non c'è, ma neanche le assicurazioni qui non camminano, non funzionano. E non è come in Italia che tu hai il servizio sanitario nazionale, paghi quattro soldi, qui paghi in una farmacia sconosciuta, tra virgolette, o una farmacia di un grande ospedale, tu paghi più o meno, ma paghi. Comunque, è stata una settimana terribile. Da quel sabato siamo peggiorati. Grazie a Dio, Mariel e Christian in una settimana sono stati bene, ma io e Antonella siamo peggiorati. Antonella, siamo andati dal medico, abbiamo fatto il test dei polmoni, adesso mi sfugge la parola, comunque la vabbè. Saturazione. No, grazie, la saturazione, facciamo questi e tutti e due peggioravamo, ma io di più, perché i miei polmoni erano stati toccati veramente gravemente. Passiamo una settimana, ripeto, terribile, poi questo medico ci consiglia, perché anche qui c'era il periodo che hanno cominciato ad ammalarsi tantissimi e tantissimi sono morti. Ma qui le strutture sono fatiscenti. Se tu vai, comunque non ti puoi aspettare nulla se non morire, perché non possono prendersi cura in una maniera adeguata. Lui ci consiglia di comprare una macchina per l'ossigeno. Compriamo questa macchina per l'ossigeno, ma non era sufficiente. Questa era di 5 litri, Deborah, ma io avevo i miei polmoni rovinati e questa macchina non mi aiutava. E ho fatto giovedì, venerdì e sabato, tutti questi tre giorni, soffrendo, pur prendendo l'ossigeno da questa macchina, ma soffrendo tantissimo. Ho fatto notti insonne, non riuscivo a dormire, non riuscivo a stare sdraiato sul letto perché mi mancava l'aria, mi mancava l'ossigeno. Talché la domenica mattina Antonella chiama, comunque, beh, ci siamo mossi, vi risparmio i dettagli perché io poi racconto tante cose. Chiamiamo questo ospedale e ci mandano un'ambulanza che comunque grazie a Dio aveva una macchina d'ossigeno all'interno, questa ambulanza, per poter farmi arrivare all'ospedale. Arriviamo all'ospedale, mi lasciano lì al pronto soccorso, ho fatto due giorni, il primo, il secondo giorno, ma i primi quattro giorni, ma i primi due in modo particolare, ho visto la morte venire verso di me, è il nemico che mi pressava, mi sentivo oppresso, mi sentivo soffocare, mi sentivo morire, al di là del fatto del che mi mancava l'ossigeno, e ero veramente inerme, stavo malissimo, ma anche psicologicamente e spiritualmente, e gridavo, non avevo voce, non potevo alzare la voce, ma gridavo al Signore, dicevo: Signore, ti supplico, io voglio vivere, non voglio morire. Ti prego, diciamo, non farmi... che era un vero e proprio attacco diabolico, quello, non era una malattia che dice magari il Signore ti vuole chiamare, era proprio un attacco sferrato. Sì, perché abbiamo è vero, Deborah, quello che hai detto, abbiamo vissuto un attacco spirituale molto forte sulla nostra vita, di tutti e due, e in questo ospedale poi ci hanno raccontato, perché qui in Africa usano, e non entro ad approfondire l'argomento, ma usano l'altro personaggio comunque per fare tante cose, lo mettono in mezzo altri riti, anche cristiani. Comunque stavo malissimo, ma gridavo con tutto il mio cuore al Signore e cantavo anche dei cantici che mi venivano in mente in quel momento, ma pregavo e chiedevo al Signore: fammi vivere ancora, voglio ancora servirti, siamo qui da 2 anni, non portarmi via, voglio stare con la mia famiglia, voglio stare con i miei figli,
Voglio, se tu mi dai la vita, voglio continuare ad andare per le strade di questo paese a predicare la tua parola. E comunque i 4 giorni sono stati terribili, stavo veramente malissimo e stavo sempre con questa maschera di ossigeno che più usciva fuori che entrava nei miei polmoni perché erano veramente fatiscenti, fatti male, attaccate al muro. Comunque, grosse difficoltà. Le infermiere che non sapevano neanche farci le siringhe, darci i medicinali. E grazie a Dio in Italia, non so se succede adesso, non voglio dire una sciocchezza, sinceramente, ma siamo capitati. Qui non è facile capitare nella stessa stanza. Ci hanno messi dopo 2 giorni nella stessa stanza a me e ad Antonella. E Antonella che pregava, che si prendeva cura di me e che cantava e si prendeva cura di me e mi dava da mangiare. E lei stava male. Cioè lei, quello che ha fatto, veramente io non ho parole perché io che stavo sdraiato sul mio letto non potevo, beh, riuscivo, mi alzavo per andare in bagno perché non avevo altre soluzioni, ma Antonella, pur stando male, perché c'era, come hai detto tu, c'era anche un attacco spirituale e comunque qualcosa di psicologico, spirituale, di fisico, tutto mischiato che dava un peso enorme. Ma lei è stata forte, è stata determinata, è stata decisa, non ha mollato e ha pregato, cantava, pregava e mi incoraggiava. Perché una notte poi è venuto anche un infermiere, cioè era un qualcuno. Noi siamo certi, era qualcuno mandato dal Signore, era sul far di mezzanotte. Questo viene così all'improvviso con la tuta gialla, così parla, poi anche lui comincia a pregare, comincia a incoraggiare Antonella. Cioè, abbiamo vissuto delle esperienze incredibili anche quella settimana che siamo stati in questo ospedale. Poi Può essere sembrava anche che io. che fosse direttamente un angelo. Noi abbiamo creduto in questo, Deborah, perché in realtà la sua presenza e il suo modo di fare, è vero che lui dice, ma tu non sei stato guarito, perché poi ho fatto altri 10 giorni in un altro ospedale, la situazione è peggiorata quando sono uscito da questo. No, non so come rispondere. Questo è il piano di Dio, io non so, non posso dire a Dio come deve comportarsi lui, come deve fare Dio. Devo solo accettare ed essere gioioso e allegro, dire Signore, la mia vita ti appartiene, tu sei sovrano, so che tu hai tutto, coopera il bene, tu hai tutto sotto il controllo. Comunque, quell'angelo che è arrivato quella notte, a mezzanotte, è venuto per incoraggiarci, è venuto per rincuorarci, era da parte di Dio, era per incoraggiare Antonella, per incoraggiare me. Comunque, il Covid, diciamo, siamo stati tutti e due guariti dal Covid. Ma per me rimaneva la questione polmoni. I miei polmoni sono stati toccati al 60%, danneggiati. Quindi se dovevo respirare, se avessi dovuto respirare senza la macchina dell'ossigeno, io morivo, perché arrivavo a 50, a 60 e basta, non potevo più. Ma la macchina d'ossigeno comunque mi ha aiutato, ma non ha migliorato. In quella settimana in questo ospedale abbiamo chiesto noi di uscire, di andarcene via. Siamo tornati a casa, ho utilizzato ancora questa macchina di ossigeno, ma la situazione peggiorava. Antonella insieme a Mariel si sono ancora, oltre alla preghiera, oltre a chiedere, anche in Italia abbiamo contattato delle sorelle, Antonella Lo Piccolo, comunque sono state alcune sorelle che ci hanno veramente aiutato in una maniera eccezionale. Il martedì, dopo 2 giorni che ero uscito dall'ospedale, stavo ancora peggio e stavo morendo. Mi prendono, il signore aveva parlato ad Antonella, e andiamo in questa clinica, che non sono ospedali come immaginiamo noi in Italia, ma sono cliniche che hanno anche dei posti letto. Andiamo in questa clinica che è gestita da canadesi, ma personale africano. Comunque, breve, là, grazie a Dio, in 10 giorni hanno preso in mano la situazione, ma comunque era la mano del Signore perché il pneumologo ha detto che io sarei morto, che lui ha visto altre persone, altre situazioni, non peggiori della mia, ma migliori della mia, di persone che sono morte.
Io con 60%, addirittura quando mi hanno fatto in questo ospedale appena arrivato la radiografia, adesso non mi sfugge, la TAC, hanno visto che c'era aria al di fuori dei polmoni. Cioè, anche qui mi sfugge la parola, ma cioè, io avevo un foro da qualche parte e c'era dell'aria all'esterno dei polmoni. Dell'acqua, comunque la situazione era gravissima. E il signore è intervenuto. Ho fatto 10 giorni, se ricordo bene, in questo ospedale. Noi dovevamo venire in Italia perché Christian doveva fare. Avevamo parlato con il pastore di Torre del Greco, dell'Assemblea di Dio, dove frequentano i nonni, i genitori di Antonella, e desideravamo tanto che Christian facesse il battesimo in acqua. Christian, all'età di 12 anni, in un campeggio a Resegone, il Signore l'ha salvato e l'ha battezzato nello Spirito Santo. Quindi questo passo era molto importante e desideravamo andare in Italia. No, non potevo viaggiare. Mi hanno detto che per recuperare dovevano passare dai 3 mesi a un anno per poter anche viaggiare. Questo medico che mi ha chiesto di vedermi 2 volte dopo che io ero uscito dall'ospedale, mi ha detto, beh, per viaggiare devi aspettare un po', ma quando mi ha visto la seconda volta, anche la prima, ha detto, non mi aspettavo di vederti, cioè ti immaginavo che tu venissi qua con la macchina di ossigeno per poter respirare, perché no, io sono andato con i miei piedi tranquillamente, per dire che c'è stato anche un recupero eccezionale perché il Signore ha messo la sua mano sulla mia vita. E noi diciamo sempre, quando parliamo di soprannaturale, forse per noi soprannaturale è come Pietro camminare sulle acque o camminare nell'aria o vedere qualcosa che il Signore ci lancia dal cielo per donare a noi. Ma io penso che il soprannaturale che noi viviamo è nel quotidiano, è quello Amen. che esce dal naturale della nostra vita, o vuoi della routine o vuoi delle circostanze che noi viviamo, ma il soprannaturale è appunto perché viene da sopra la nostra natura o di quello che ci circonda, viene da Dio. E il Signore fa nella vita, io sono certo, nella vita di tanti opera nel soprannaturale. Dobbiamo noi considerare questo e cercare di camminare in questa direzione, perché il Signore non manca a Amen. fare tutto questo per noi. Un po' Amen. questo era il COVID. Io come carattere non sono uno molto espansivo, Deborah. Dopo alcune cose le esprimo, poi sono chiuso, poi sono aperto, sono anche io un po' così. Non Ognuno sono. ha il proprio carattere. Io dico sempre che anche tra gli apostoli di Gesù, no? C'era Giovanni e c'era Pietro. E avevano due caratteri comunque molto diversi, eppure Dio li amava entrambi. E ci rispetta il Non Signore. c'era che tipo magari all'altro lo escludeva, Pietro magari era una testa calda, come si dice qui in Italia, no? E Giovanni, siccome era più amorevole, più tenero, allora lo amava di più. Gesù li amava entrambi perché conosceva anche i loro caratteri, conosceva i loro cuori. E li ha usati entrambi con il loro carattere, modellato però anche da lui. Vero. E ti volevo chiedere una cosa per finire, perché io so proprio che nei posti magari dove c'è maggior bisogno, anche a livello economico, magari nella società ci sono delle situazioni complicate, alle volte lì si manifesta ancora di più la gloria di Dio perché c'è più semplicità anche, no? C'è più fede. Io volevo sapere, volevo conoscere qualche testimonianza particolare di qualcosa che è successo lì attraverso il vostro ministero. Allora, quello che è giusto quello che tu hai detto in merito alla manifestazione del Signore in circostanze particolari come alcuni paesi vivono. Anche di mancanza di beni primari, succede soprattutto verso coloro che sono a una ricerca sincera di Dio e non per
per un tornaconto, perché tu mi dai da mangiare, allora io rimango attaccato a te. Quando Gesù disse alle folle, alla folla di migliaia di persone: voi mi seguite perché voi volete mangiare, l'ha detto Gesù. E allora è attuale anche ai giorni d'oggi. Questo paese, Deborah, è un paese molto ricco, è veramente molto ricco. Purtroppo delle circostanze, delle persone, loro stessi, c'è un insieme di cose che purtroppo influiscono nella sofferenza di questo paese. Il Signore provvede splendidamente a tutti, perché il Signore dà anche l'opportunità a tanti di coloro che sono in vita di ascoltare la sua parola, di ricevere Cristo Gesù. Qui ci sono dei cristiani di varie denominazioni, non voglio dire una cosa sbagliata, ma almeno 50 milioni. Cioè, 50 milioni? Questo è un paese che ha quasi 90 milioni di abitanti, quasi la metà sono cristiani, eppure il paese soffre. Allora, non siamo qui per giudicarli, non siamo qui per condannarli, lungi da me, lungi da noi questo pensiero. Hanno delle potenzialità pazzesche, hanno delle capacità di poter non solo mangiare loro, ma di dare ad altri. E purtroppo questo non avviene. Perché non avviene? È un qualcosa che riguarda tanti fattori. E alcune considerazioni noi le facciamo perché viviamo qui. Non siamo venuti ieri, siamo qui oggi, domani ritorniamo in Italia. Sono 4 anni che viviamo qui. Quindi chiediamo anche al Signore il discernimento di poter comprendere quello che succede, perché appunto noi siamo missionari, dobbiamo portare Cristo. E ci chiediamo: ma Signore, ci sono 50 milioni di cristiani, tu hai aggiunto altri 4, 5, perché? Il Signore ha detto: fate quello che vi dico di fare, ascoltatemi e non Io non ci chiamo a pensate voi. comprendere sempre, ci chiede ad ubbidire. Poi magari mentre ubbidiamo, allora Si ribella il cominciamo a Signore. comprendere. Allora, arriviamo voglio raccontare brevemente due episodi Sì. che io ho vissuto personalmente. A parte il fatto che noi andiamo in dei quartieri dove purtroppo i banditi, le prostitute, i ladri, i venditori di alcol e di marijuana la fanno da padrone. Qui voglio aprire una parentesi. Non è questione di coraggio, non è questione di essere forti, di essere bravi, di essere, non so, anche nel comunicare. Noi riconosciamo il favore del Signore perché siamo al centro della sua volontà. E quando noi scendiamo in questi quartieri ci rendiamo conto che il Signore è con noi, che il Signore ci protegge, perché è molto facile qua che ci facciano del male. Non soltanto perché siamo dei bianchi, fanno del male anche ai loro fratelli, alle loro sorelle, a loro stessi comunque, ma lo farebbero più facilmente con noi, perché c'è anche una sorta di odio verso i bianchi. Ma andiamo in due quartieri particolari dove ci sono tante situazioni difficilissime, difficilissime. E una volta l'anno scorso, agli inizi dell'anno scorso, come adesso, sono andato con alcune volte, perché Antonella e Mariel si sono occupate della formazione del dipartimento che abbiamo creato in una chiesa qui evangelica pentecostale. E io ho detto: ok, continuiamo a uscire per le strade, continuiamo ad andare in questi quartieri dove abbiamo cominciato un lavoro, continuiamo un lavoro di evangelizzazione, di visite, di conoscere, eccetera, eccetera. E portavo con me, in particolare, alcune volte perché non avevo la disponibilità di altre persone. Portavo un ragazzo della chiesa con me, giovanissimo lui, penso un 20 anni, usciamo per evangelizzare, troviamo una ragazza. Questa ragazza si chiama Giovedì, in
In francese, jeudi. In italiano, giovedì. Comunque, questa ragazza, magrissima, 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 con vestita comunque male, che ci viene, a me in modo particolare, mi viene incontro la prima volta con fare arrabbiata, con a urlandomi, a chiedendomi dei soldi, insultandomi, e aveva, loro utilizzano spesso delle lamette Gillette. Comunque, e lei addirittura ha preso da terra questa Gillette, l'ha messa sulla lingua. Io non avevo mai, lo dico sinceramente, non avevo mai vissuto un'esperienza del genere. La cosa che mi preoccupava era che, non soltanto che, soprattutto che non succedesse nulla, perché sono tanti bambini intorno, anche a questo ragazzo che era con me, ma più che altro io pensavo che non ci fosse una cattiva testimonianza, cioè che non ci fosse qualcosa da parte mia da poter spingere a, come dire, a dare una cattiva testimonianza, perché qui comunque, anche se tu sei A cristiano, buono, scandalizzare. sì, ma io non avrei fatto nulla, perché non, se mi Certo. sarei... No, ma neanche, non mi sarei neanche difeso, avrei corso, ma non volevo fare neanche questo, non volevo correre per paura di lei, cioè era un combattimento in me la prima volta, perché ho detto: Signore, io come faccio? Come mi devo comportare? Non so che pesci pigliare, non so da che parte girare. Questo ragazzo cercava di proteggermi, perché lei veramente mi veniva addosso. Noi quando scendiamo in questi quartieri portiamo uno zaino, portiamo sempre del riso, dei fagioli, portiamo comunque qualcosa da poter dare nelle famiglie che visitiamo. Io avevo questo zaino con del riso dentro. Questa voleva strapparmi lo zaino. Io dicevo: No, prendi, ti do del riso. Ha preso il riso, l'ha buttato per terra. Cioè, comunque, la gente intorno, perché qui diventa spettacolo. E io dicevo: Signore, ma io non voglio dare spettacolo, non voglio che le persone vedano questo. E cercavo comunque di ragionare con lei. Lei urlava, mi cacciava via. La prima volta sono andato un po' così, amareggiato, perché non ho potuto, non sono stato, ma non io capace, ma non ho capito come gestire questa situazione. Ma poi ho pregato tanto. Questa mi ha tolto via pure lo zaino, ho detto: No, no, prendi lo zaino, prendi tutto quello che vuoi, basta che mi lasci in pace. Ma la seconda volta che sono tornato, dopo aver pregato per una settimana, sono ritornato la settimana dopo, ho detto: No, tu non l'avrai vinta. Non mi riferivo alla ragazza seduta, Quello che c'era mi dentro. riferivo al nemico. No, tu non l'avrai vinta. Io torno, ma torno perché ho l'autorità di Cristo Gesù. Amen. Sono tornato sempre con questo ragazzo, poi si sono aggiunti altri che non venivano sempre, questi ragazzi, ma comunque una volta si sono aggiunti e ho preso autorità. Avevo veramente pregato molto. Quando lei si è presentata, io ho preso autorità, ho pregato, ho sgridato lo spirito che c'era in lei. Non ha, cioè, questa è stata 2 o 3 volte che lei ha cercato, poi la terza volta ha cercato di girarmi intorno, ma non, io l'ho ignorata, cioè, sono stato tranquillo, sereno e ho fatto quello che il Signore mi diceva di fare, di continuare a evangelizzare. Ma la seconda volta con autorità, e anche questa era un'esperienza che io non avevo mai fatta, non ho scacciato nessun demone, cioè, ho sgridato lo spirito. Ho pregato per lei e ho continuato a fare quello che dovevo fare in questo quartiere. Dopo un po' di tempo troviamo questa ragazza, Deborah, era magrissima, la troviamo ripresa, un po' più in carne, tra virgolette, un po' più e tranquilla, serena. E dopo qualcuno, cioè lei aveva detto qualcuno che poi ci ha riferito, che lei ha detto: Questo Mundele, perché qui Mundele vuol dire bianco, questo bianco che ha pregato per me, ha pregato e la mia vita è cambiata. Avevano pregato almeno altri 4 pastori per me, ma nulla è successo. Io do la gloria a Dio, Deborah. Io Amen. non, detto così, perché anche se al momento non ho riscontrato al momento della preghiera, ma dopo ho riscontrato un cambiamento in lei. E sua sorella ci ha raccontato che a questa ragazza, purtroppo prostituta, avevano dato
delle droghe, del veleno, comunque delle cose per poter ridurla in quello stato dove io l'ho trovata. E io do gloria a Dio, e non è né per forza né per potenza, ma per lo spirito del Signore, degli eserciti. Non posso io pensare che la potenza in me, faccio questo, mi guardo bene, mi lascio usare dal Signore, lo voglio fare perché lo voglio fare. Sono felicissimo, io, Antonella, Come Maria. dice la parola di Dio, la sua potenza si mostra forte in noi nella nostra debolezza, non Debolezza. perché noi siamo forti, anzi, quando proprio diciamo, Signore, io non so dove mettere mani, pensaci tu attraverso di me, fammi capire cosa fare, e allora lì ancora più potentemente si manifesta la gloria di Deborah, Dio. perdonami, un'altra, cerco di essere veloce, veramente, vorrei dire anche condividere questa esperienza. Allora, un ragazzo congolese, non giovanissimo, forse sulla Trentina, lui praticamente, sempre evangelizzando in questi quartieri, eravamo in un posto, lui era lì, questi vendono continuamente dell'alcol in questi quartieri, dell'alcol, non so, whisky, non so come fanno, ma anche dei miscugli, delle cose che producono loro, che fanno morire la gente. Comunque, questa persona, questo ragazzo era là, noi evangelizziamo, parliamo in questo posto dove vendevano questi alcolici e partiamo. Lui ci segue e viene e ci chiede di andare a casa sua. Io ho detto, a chi mi ha riferito questo? Noi adesso andiamo a fare quello che Dio mi dice di fare, poi andremo a casa sua. Comunque abbiamo fatto, siamo andati a visitare altre famiglie, a pregare per altre famiglie. Lui era sempre intorno a noi eravamo 5-6 persone e lui era con noi. Comunque, breve, alla fine di questa visita che abbiamo fatto, di diverse visite, andiamo a casa sua. Prima incontriamo i suoi genitori, parliamo con loro, così poi ci porta, poi casa, loro hanno una stanza, noi diciamo casa. Una stanza di alluminio, di, cos'è l'altra parola in italiano? Container, Comunque, tipo come un container, diciamo. alcune sono container, no, ma le altre sono proprio alluminio, ma piccole che tu non puoi stare, cioè due persone possono stare, se possono, comodi in queste loro case piccolissime. Comunque, entriamo lì, stretti stretti, 4-5 di noi, e lui ci parla, ci racconta un po' la sua testimonianza. Preghiamo per lui. E la prima volta lui dà il suo cuore al Signore, ci racconta le sue esperienze, poi la racconterò tra 2 minuti, ma aveva anche una collana, aveva delle cose che sono legate alla magia, alla stregoneria. Ha tolto tutto, dopo che noi l'abbiamo evangelizzato, ha tolto tutto, abbiamo pregato per lui, ha detto che voleva dare il suo cuore a Gesù. E li abbiamo invitato in chiesa perché la chiesa si prende cura delle anime. E quindi ci siamo ritornati dopo un po'. Lo troviamo ancora, lo incoraggiamo ancora. Non era venuto in chiesa. Lui si chiama Mosè, questo uomo. Gli diciamo, dai, vieni, vedrai che il Signore ti farà del bene. Comunque, la terza volta ci racconta. Abbiamo registrato la sua testimonianza, una testimonianza di una quindicina di minuti, dove lui ci racconta che non era qui in Congo, ma era in un altro paese africano, dove lui era un capobanda, dove era pagato per uccidere altri, dove gestiva delle prostitute e dove dopo aver fallito un colpo, dopo aver rifiutato di uccidere una persona congolese in quest'altro paese africano. Lui ha rifiutato, ma era ricercato sia dalla polizia sia dai suoi datori di lavoro, tra virgolette, da quelli che lo pagavano. E è fuggito da questo paese, è tornato qui nel suo paese. E ci ha raccontato che era legato a stregonerie, riti magici, eccetera, eccetera. Prendiamo questa testimonianza, la giriamo, la raccontiamo al pastore, ai responsabili della chiesa che noi frequentiamo, e loro praticamente cominciano a contattarlo, lui è venuto in chiesa e la sua testimonianza, grazie, è stata raccontata anche davanti alla chiesa praticamente. Cioè, voglio dire, anche in questo caso, delle esperienze di questo tipo, perché lui quando ha raccontato ha detto, io
sono rimasto toccato, ma questo è lo Spirito Santo, noi sappiamo che sta scritto, Gesù lo dice, lo Spirito Santo viene per convincere di peccato, di giustizia e di giudizio. Quindi se noi siamo degli strumenti, gloria a Dio, ma è lo Spirito Santo che convince. E quindi lui ha raccontato che avendo visto questi missionari bianchi che parlavano di Gesù in questi quartieri, nel quartiere dove lui vive, è stato colpito talché ci ha seguiti e ci ha invitati a casa sua. Ma lo Spirito Santo mi diceva, aspetta, fai, cioè tra virgolette, prendi tempo con lui perché è un percorso, è un lavoro. Vediamo veramente se la sua vita comincia ad entrare, a cambiare e donarla completamente a Gesù. Allora siamo ritornati un'altra volta per l'onore del vero. Lui in chiesa è venuto una volta o due, l'ho visto un'altra volta, io ho detto Mosè, ti supplico, io ho detto con le lacrime agli occhi, ti supplico, il tuo nemico è lì dietro l'angolo e vuole ucciderti, vuole farti del male, vuole farti allontanare da quel passo importante che tu hai fatto donando la tua vita a Cristo Gesù. Non tornare indietro, ti supplico, io ho detto con le lacrime, ti supplico, non lo fare perché ne va la tua vita, ne va la tua anima. Lui si sì, ha accettato, comunque abbiamo parlato ancora, l'abbiamo ancora incoraggiato, è da qualche settimana, un mese, non voglio sbagliarmi, che non lo vedo, non so. Però Deborah, qui la questione di queste persone, soprattutto questi banditi, perché sono banditi che rubano, che uccidono, che fanno del male, così, gratuitamente, perché poi alla fine loro non è che tu dici vabbè, ho ucciso uno, gli ho rubato i milioni e sono diventato ricco, me ne va, cioè che è anche assurdo questo, però voglio dire, vivono una vita dissoluta così, sono nel male, senza speranza, senza soluzione, e noi dobbiamo portare questa speranza a loro, la speranza in Cristo Gesù. Nella maniera la più semplice, perché noi delle volte complichiamo, delle volte non presentiamo Cristo come veramente dovrebbe essere. Gesù è amore, Gesù quello che vuole fare nella vita di tanti, perché Gesù dice io sono venuto per i malati, non sono venuto per i sani. Quando lo criticavano, lo giudicavano dalle prostitute, dai pubblicani, ma Gesù per questi banditi ha dato la vita. È un'altra cosa. E poi la finisco perché mi devi dire che finiamo, se no io parlo da... No, e dici questa cosa e poi dico una cosa io, perché... Grazie. Vai. È molto incoraggiante perché queste persone, quando noi parliamo, e loro capiscono che noi non siamo lì per giudicarli o per condannarli, loro riconoscono, loro dicono sì, effettivamente è vero, la mia vita è così. Ho bisogno di Gesù. Cioè non trovano scuse, non dicono no, beh, ma la maggior parte di tutti coloro che noi evangelizziamo in questi quartieri riconoscono. Poi certamente noi presentiamo Cristo ed è un loro cammino personale e la salvezza personale. Noi indirizziamo verso la Chiesa perché è la Chiesa la locanda dove il buon samaritano ha portato la persona ferita. Noi li indirizziamo verso la Chiesa, non possiamo dire ah, ci laviamo le mani, possono fare quello che vogliono. No, preghiamo per queste anime, le cerchiamo ancora, come ho raccontato, le cerchiamo, ma è un'opera che certamente il Signore insieme alla Chiesa porta avanti. Grazie. Questo io volevo dire proprio che oggi parlavamo proprio di questo con i miei genitori, perché a volte sembra che si sia persa di mira, come si dice, il vero obiettivo alla fine. Si evangelizza non portando più il Vangelo, cioè si evangelizza terrorizzando le persone, si evangelizza dicendo te ne vai all'inferno, si evangelizza tipo, cioè, senza dire la cosa più importante, qual è la speranza? Che c'è una speranza prima di tutto, che è Gesù. Cioè sì, c'è il peccato, le persone già sanno di essere peccatori. Chiunque sa, perché c'hanno anche una coscienza, prima di avere lo Spirito Santo c'è la coscienza, che lo fa capire se stanno sbagliando o no. E loro lo sanno.
Ma loro hanno bisogno di sapere che c'è anche una speranza, che c'è una salvezza e che è Gesù questa salvezza. E quindi noi dobbiamo, siamo chiamati ad andare da chiunque, soprattutto dalle persone che sono considerate gli ultimi dalla società, dalle persone che sono emarginate, dalle persone che nessuno ci vuole andare. Dobbiamo andare nei quartieri dove nessuno vuole andare, dobbiamo andare proprio da quelle persone che dice no, quello è una poco di buono, quella è una prostituta, quello è un delinquente. Ma Dio per chi è venuto? Ma Quando noi non Gesù eravamo tornerà, migliori. non ci dirà Perdono. hai evangelizzato a quelli aristocratici. Dio non scarta né gli aristocratici né scarta i più poveri, perché Gesù è morto per tutti, sia per i ricchi che per i poveri, perché poi vuole essere lui la nostra ricchezza. Questa è la bellezza di Gesù. Gesù è tutto. No, è vero, Deborah, hai perfettamente ragione. Quello che noi presentiamo delle volte è vero che Gesù stesso, ma anche Giovanni Battista dicevano: ravvedetevi, razzatevi, ravvedetevi perché il regno di Dio è vicino. Ma Ma a chi lo noi. diceva anche si sta a vedere, a quelli Anche che a chi si lo diceva. No. sentivano giusti, santi e che giudicavano gli altri. Per questo poi Gesù ha dovuto parlare così duro. Quando già le Sì. persone si sentono morti che camminano, si può dire perché non hanno nessuna gioia, non hanno neanche la presunzione di dire io sono una brava persona perché lo sanno in che condizioni vivono. Non hanno bisogno di sentirsi dire ma che cambia a fare? Hanno bisogno di sentirsi dire senti, c'è ancora una speranza per te, c'è ancora dell'amore per te. Tu puoi avere ancora il vero amore, tu puoi ancora ricevere la vera pace, quella che non hai trovato fino adesso. Ed è questo che noi dobbiamo trasmettere sia con la nostra testimonianza personale, ma sia con quello che dobbiamo dire e dobbiamo annunciare veramente l'Evangelo. Ti volevo invitare a fare una preghiera conclusiva. Gloria a te, Gesù. Alleluia. Padre d'amore, veniamo a te nel nome di Gesù. Signore, ancora in questo momento ti siamo profondamente grati, Signore, per l'opera di salvezza che tu hai cominciato in noi. Signore, la porti a compimento perché tu sei il fedele, Signore. Grazie per questa opportunità di poter, Signore, condividere ciò che tu fai in noi, per noi, attraverso di noi, Signore. La preghiera nostra è che tu possa continuare a trasformare prima le nostre vite, Signore, a spezzare prima le nostre vite, a trasformarci, Signore, a farci dei vasi ripieni di Spirito Santo, Signore, vasi per il tuo onore e gloria, Signore, vasi che possano traboccare di te, dello Spirito Santo, e portare a questo mondo, Signore, non il giudizio, non la condanna, Signore, ma il tuo amore. È un mondo, Signore, che ha bisogno di amore, Signore, al di là di qualsiasi altra cosa, e noi desideriamo, Signore, avere i sentimenti che sono stati in Cristo Gesù, i sentimenti di Cristo possano alimentare i nostri cuori, Signore, noi possiamo manifestare questo amore, questa anche gioia, Signore, dolcezza verso le anime, Signore, malgrado quello che succede, malgrado quello che noi possiamo vedere può anche non piacerci, Signore, ma tu ci chiami ad amare, Signore, come tu hai amato noi. Noi siamo stati, non siamo stati migliori degli altri, Signore, eppure tu ci hai fatto grazia, tu sei venuto verso di noi, Signore, ci hai parlato, tu ci hai perdonato, hai cancellato i miei e i nostri peccati, Signore, con il tuo prezioso sangue, Gesù. Allora ti prego, Signore, che chi ha ascoltato questa intervista, Signore, questa testimonianza, tu possa toccare i cuori, Signore, tu possa incoraggiare, tu possa donare salvezza, liberazione, Signore, guarigione dell'anima, guarigione del corpo, Signore, tu possa dare la tua profonda pace, la tua serenità, Signore. E anche chi ti appartiene, Signore, io ti prego, Padre, nel nome di Gesù, di incoraggiare fratelli, sorelle, famiglie, Signore, di continuare il cammino con te, malgrado sfide, difficoltà, Signore, situazioni difficili e delle volte inaccettabili, Signore. Incoraggia, Signore Padre, parla ai cuori, dai la certezza, Signore, che tu sei sovrano, che tu hai tutto sotto il tuo controllo e tutto quello che noi viviamo, Signore, coopera al bene, perché noi ti amiamo, Signore. Grazie anche per Deborah, per questa iniziativa, Signore,
per tutti coloro che attraverso anche questi incontri, Signore, su Facebook possano portare la tua parola, Signore, in ogni dove, anche attraverso questi social, Signore, in questi tempi è un mezzo che, se utilizzato nella maniera migliore, Signore, può portare la tua parola ai cuori di migliaia di persone, Signore. Grazie, grazie del tuo amore profondo, grazie di ogni bene, Signore. Ti prego di continuare a prenderti cura del tuo popolo, Signore, di ammalati, di tutti coloro che gridano a te, Signore, e tu lo fai perché tu sei buono e sei fedele. Grazie, Padre, grazie nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Amen. Ti ringrazio per essere stato con noi questa sera. Io grazie. Ogni tanto devo togliere per forza il microfono perché è qui per ora in Italia c'è il carnevale e stanno passando proprio davanti questa finestra. E infatti almeno qui si sente abbastanza forte la musica. Spero grazie che per la pazienza. Io, no. Se mi danno la possibilità parlo, ma non mi fermo. Guarda, è stata una benedizione, credo non solo per me. E comunque ti ha salutato la tua conterranea Marsida, che ti dice, ma ti conosce? Marsida Manili, se non sbaglio. Tu non ricordi. Allora, io... vediamo. Poi magari la leggerai sicuramente nei commenti. Salutaci Antonella, è stato un piacere grazie. Veramente conoscervi. Perdonami, l'ultima cosa, in merito alla missione, non posso non dirlo a chi ci ascolta, a chi ci ascolterà, a chi lo desidera. Questa è una missione di Cristo, non ha il nostro nome sopra, è una missione aperta a chi lo desidera, chi è guidato dallo Spirito Santo, alle persone, ai fratelli, sorelle, giovani o no, anche famiglie che il Signore parla e spinge a fare un'esperienza missionaria di un periodo, non lo so, a tempo determinato o indeterminato, non lo so. Venite, fate delle esperienze perché ci arricchiscono, vi arricchiscono e ci fanno del bene. Noi abbiamo bisogno, l'opera di Dio ha bisogno. Il Signore dice, non ho parlato di tanti versetti, ma comunque Gesù stesso dice che la messe è grande, gli operai sono pochi. Pregate il Signore della messe che spinga degli operai. Non servono titoli, noi non abbiamo titoli, siamo semplici all'inverosimile. Operai, venite a lavorare insieme a noi. Abbiamo bisogno. Antonella l'altra volta chiedeva nello specifico, io non chiedo nello specifico, chiedo ovviamente chi si sente spinto dal Signore, venite a lavorare nel campo del Signore anche qui, come ci mancherebbe, c'è da lavorare dappertutto. Grazie. A volte si dice, io lo devo sentire dal Signore, però c'è chi lo sente ma non ha il coraggio. Quindi diciamo, abbiate coraggio nel fare le scelte che Dio vi mette nel cuore, che Dio ci mette nel cuore. Ognuno sa Dio cosa lo spinge a fare, però cerchiamo di fare queste scelte coraggiose, andare dove Dio ci dice di andare, di fare ciò che Dio ci dice di fare. Ci vediamo noi la prossima settimana con un'altra diretta di testimonianza. E condividete, perché dico sempre, noi non sappiamo a chi possa arrivare questa diretta, magari è una risposta a qualche cuore nello specifico. Che Dio ci benedica, continuiamo a predicare l'Evangelo, continuiamo a raccontare ciò che Dio fa nelle nostre vite, non ci vergogniamo mai di raccontare ciò che Dio fa per noi e di come Dio ci ha trasformati. Dio ci benedica. Alla prossima settimana. Dio vi benedica.